È arrivato il momento di svapare. Svapo web. La Valle Caudina non deve essere solo considerata come un bagaglio di voti, ma con diciamo, la mia candidatura è il momento giusto per farci valere, per far capire alle persone che sosteniamo i candidati soprattutto locali. E, nel mio cuore c'è Rotondi, c'è la Valle Caudina, sono una ragazza che vive nel suo paese e ha come obiettivo principale quello di tutelare in ogni aspetto la Valle Caudina. Senta, parlando della Valle Caudina, salta agli occhi il fatto dei tanti disguidi che abbiamo come Valle Caudina intesa in senso generale, non parte la città caudina, la ferrovia ha le sue deficienze, al di là di queste cose, cosa potrebbe e vorrebbe fare qualora eletta? Allora, qualora eletta, il mio diciamo, obiettivo principale è quello di diciamo, porre l'attenzione su tutti i problemi della Valle Caudina, soprattutto sulle infrastrutture e sulla linea ferroviaria. Purtroppo i disagi che sono stati creati sono molteplici e un mio primo obiettivo sarà quello innanzitutto della sicurezza sulla tratta ferroviaria Napoli-Benevento, ma anche una modernizzazione di questa tratta ferroviaria. Un'ultima domanda che riguarda la dottoressa Ilaria come donna, la dottoressa Ilaria come giovane, ma al di là di tutto ciò, perché votare Lista Salvini e perché votare la dottoressa Ilaria? Perché votare me? Perché sono innanzitutto una giovane professionista della Valle Caudina, so bene i problemi che ci avvolgono in questa Valle Caudina, ma soprattutto sono una giovane, sono in mezzo a voi, sono nata e vivo quotidianamente accanto a voi. Un piccolo sostegno per me, il partito della Lega merita tantissimo, ma non perché è la Lega, ma per il programma che vi stiamo offrendo. Io invito tutti voi a leggere, a spendere 5 minuti per la lettura del programma, perché il programma veramente merita, soprattutto per i progetti che abbiamo stabilito per il Sud.